a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi video mukbang di pesce misto. Non vediamo l'ora di iniziare a mangiare perché sto preparando da più o meno le 4 di pomeriggio. Qui davanti a me ci sono delle cozze gratinate come antipasto, mentre come portata principale avremo delle linguine allo scoglio. Cozze, vongole, scampi e gambe di viola di Gallipoli vengono appunto da Gallipoli. Qui con me c'è Christian che ha voluto che apparissi solo io perché gli piace di più il mukbang fatto in maniera più zoomata ed ovviamente essendo in due non lo possiamo fare con questo primo piano e da lontano perde di molto. Il protagonista dovrebbe essere il cibo teoricamente. Queste sono le cozze gratinate che abbiamo preparato. Andiamo ad assaggiarle. Secondo me il problema è il succo di limone. La gratinatura si è indurita, come a sembrare un po' appiccicosa, tipo come se stesse mangiando una caramella. In realtà, perché ho messo il succo di limone, dal momento in cui non avevo un limone biologico, ho preferito mettere direttamente il succo, che però ha fatto tipo effetto caramello ed ha creato questa appiccicosità sui denti, che è abbastanza fastidiosa, però il sapore è molto buono. Non avevo neanche il grana padano da mettere. Se ci fosse stata la scorza di limone al posto del succo e il grana all'interno, sicuramente era decisamente meglio, però fidatevi, è eccezionale il sapore poi. Per i più curiosi vi pubblicherò la ricetta di tutto quello che ho cucinato durante questa serata. Non so ancora bene come, se in un vlog, se proprio come videoricetta. Devo capire una volta che importerò le clip cosa ne è uscito, perché oggi veramente abbiamo fatto le corse contro il tempo per fare tutto. Comunque si è fatto proprio effetto caramella. Col pollice fai così, esce fuori tutto e te lo metti in bocca, Vediamo perfetto. così. Vai, spingi. Brava, Ok. eh. Vedete, Perfetto. Christian trova questi metodi. Eccezionali. Bravo, Non amore. più che con la bocca a fare No, così strano. infatti. No, altrimenti perdi parte del condimento. Uffa, non lo sopporto questa cosa, perché poi le cozze gratinate sono una mia grande passione e mi dispiace veramente tanto che sia uscita fuori questa cosa collosa. Che vi serve la lezione, non mettete mai il succo di limone all'interno del pan grattato per andare a fare le vostre cozze gratinate, altrimenti vi viene fuori una caramella dura. La posso fare io una cosa? Guardate, sto impazzendo. Sapete che sono onesta con voi. Il sapore è squisito, però per me conta tantissimo anche la praticità nel mangiare un alimento. E questa cosa mi sta mandando in bestia. Ciao. Ma me le fai tutte così. Adesso Cristian man mano me le farà tutte così. Almeno le mangerò praticamente. Così me le godo. Grazie. No, perché poi sotto sono morbide. La scomodità è che già il guscio è concavo, tu ci devi andare a infilare i denti, insomma, non è proprio la situazione più pratica del mondo. Ma qui la cozza è rimasta sotto, tieni, mangialo. Inizia a tirare del vento forte, noi stiamo con le finestre aperte perché ovviamente abbiamo cucinato pesce. Non ci sembrava il caso di far andare tutta la puzza in giro per casa. Si è alzato un vento particolare che sta facendo fare un rumore tipo di altalena che cigola, che sembra un film horror. Noi almeno riprendiamo. Tante le volte.
Comunque le cozze pugliesi, che vi devo dire, hanno un sapore ineguagliabile. Ma capita anche a voi che mentre cucinate vi passa la fame? Le mie preparazioni sono talmente lunghe che o spizzico qualcosa, perché per esempio ci siamo mangiati un tarallino, abbiamo assaggiato l'olio che abbiamo comprato dal contadino con un pezzettino di pane, arrivo al momento di sedermi a tavola che praticamente sto scoppiando. Non so se state notando la viscosità di questa pasta. Se non la riuscite a percepire, restate sintonizzati su questo canale perché vi sto per pubblicare la ricetta di tutta la creazione di questo piatto. No, vabbè. No spettacularis. Aiuto. Wow. No, neanche al ristorante. Abbiamo 6 kg di roba qui dentro e non sto scherzando. 6 kg di roba veri in totale, più la pasta. Abbiamo cucinato oggi quasi 7 kg di materie prime. No, vabbè. Il miglior piatto che abbia mai cucinato in vita mia. Mai mangiata una roba così eccezionale. No. Ma che cos'è il gambero? A proposito, voi non lo sapete perché mi sto un po' confondendo tra la ricetta e le storie su Instagram. Vi ho accennato che siamo stati a Gallipoli a prendere i gamberi viola insieme agli scampi. Hanno una cremosità particolarissima. Altro che gamberoni di Roma. Mi sa che non mangerò neanche più gamberoni a Roma. Man mano che provo roba eccezionale, riduco la mia voglia di comprare roba dove non merita di essere comprata. No, è tutto eccezionale. La cottura della pasta è perfetta. La cremosità che si è creata attorno alla bavetta non ve lo sto neanche a descrivere. Quanto mi piacerebbe che voi anche assaggiaste queste cose. Il mio sogno sarebbe che mentre io preparavo eravamo tutti insieme, bevevamo, scherzavamo e poi ci sedevamo tutti a mangiare questo piatto e capivate quello che dico, perché altrimenti sembra me la voglio tirare da sola. È vero, no, passando in cellulare devo fare una sorta di video ASMR. Ma neanche nel miglior ristorante. Ma la cottura del calamaro pure. Io sto in estasi, che vi devo dire, neanche la mangerei per quanto è buono. Poi mi dite perché noi ogni volta che andiamo al ristorante siamo super critici, barra non veniamo mai colpiti da nulla. È vero anche che scegliamo materie prime di un certo calibro, sicuramente anche quello aiuta moltissimo nella realizzazione del piatto, anche se devo essere onesta, a volte a Christian gli scrivo la ricetta passo passo in ogni singolo dettaglio, eppure non gli viene come viene a me. Quello è anche il sentimento, secondo me è la quantità di roba che metti, quanto la lasci cuocere. Ogni minimo passaggio deve essere calibrato perfettamente per poi ottenere una cosa del genere. Christian sta mangiando occhi chiusi, non sa neanche più lui cosa fare. Non so se finirlo, se non finirlo. Bah, solo in questi due piatti quanto pesce ci sarà stato? Sicuro più di un chilo, anzi quasi 2 kg. Ci sono 7 etti di gamberi scampi, 7 etti di calamaro e ci sono almeno 1 kg di cozze. Mezzo chilo di vongole. Mezzo chilo di vongole. Mezzo chilo di datterini. Tutto il cervello dei gamberi viola e degli scampi. Secondo me però il tocco di classe lo dà la bisca. Aggiungere la bisca ai piatti rende il tutto magico. Questa dolce che sentiamo è lo scampo del gambero viola, è la bisca. Provate a fare questa ricetta, so che la materia prima non sarà la stessa perché i gamberi viola, ragazzi, sono i gamberi viola di Gallipoli. Noi li mangiavamo anche da Osteria 140 che ha chiuso, ma voi non avete idea, ha chiuso Osteria 140, il nostro ristorante di pesce preferito a Roma, di pesce crudo, era eccezionale, ancora dobbiamo chiedere a Daniele il motivo. Stanno chiudendo tutti i nostri ristoranti preferiti, speriamo almeno che
Sahara, l'Etiope, rimanga aperto. Vi anticipo solo una cosa: Sakura ha cambiato gestione. Dopo 8 anni, se non più, che ci vado, è diventato You Can It. Ma già quando ci siamo andati io e Christian l'ultima volta, che risale più o meno un mese fa, appena sono arrivati in Nigiri, noto qualcosa di strano. Li assaggio, gli dico a Christian: hanno cambiato completamente il riso, la qualità non è più la stessa, tant'è che io non ne ho mangiato praticamente nulla, ho lasciato quasi tutto a Christian. Non ho detto nulla al proprietario per carineria, perché comunque conoscendolo da tanti anni mi dispiaceva andargli a dire che non mi era piaciuto, e volevo chiedergli, appunto, data un po' la confidenza che si era instaurata, se avesse cambiato qualcosa. Una ragazza su Instagram mi ha detto che ha cambiato gestione, perché anche lei era innamorata di Sakura ed è diventato You Can It. La qualità non è più la stessa, quindi adesso dovremmo andare alla ricerca di un nuovo sushi con ottimo rapporto qualità-prezzo. Per il momento ci rimane sempre solo Taki, che è super caro, ma comunque è una certezza. Il bello è che ti senti sazio, ma quando metti in bocca un nuovo boccone è talmente paradisiaco che ti ritorna la fame. Ragazzi, a me dispiace, ma anch'io sto scoppiando. Sarà che sono 6 ore che sto cucinando? Sono le 11 e dalle 4 che siamo usciti per andare a cercare gli ultimi ingredienti da inserire all'interno del piatto. E per carità, tutta la preparazione ne è valsa la pena. Però, come dico sempre, lo stare in cucina ti annienta poi nell'andare a mangiare. Perché io lo noto anche a Natale, passo tutto il giorno prima e il giorno stesso a cucinare, arrivo a tavola che non sono tanto entusiasta di andare a mangiare, avrei dovuto fare tutte le preparazioni oggi ed aspettare domani per andare poi a cuocere la pasta, perché sicuramente ce la saremmo gustata di più. È anche vero che effettivamente sono sempre 4 etti di pasta e 2 kg di pesce in 2 persone, quindi stiamo parlando di un quantitativo abbastanza importante. Io cerco di mangiarne ancora un po' solo per allietare la vostra vista, perché mi dispiace davvero tanto che non vi godiate che io finisca tutto il piatto, è veramente un peccato. Christian, quando vi ho fatto assaggiare uno spaghetto per sapere se fosse pronto, mi ha detto: è una caramella. Ed è vero. Questi sono gli scampi, comunque, si sente proprio. C'è tutta la dolcezza dello scampo in questo piatto. È anche vero che abbiamo speso parecchio per realizzare questo piatto. Solo di cozze, vongole, scampi e gamberi abbiamo speso 60. Altri 10 euro di calamari. Stiamo parlando comunque di un piatto realizzato a casa da circa 80 euro. Pensate voi, se io aprissi un ristorante, quanto dovrei far pagare i miei piatti? Veramente troppo. Per questo non lo aprirò mai. Soprattutto perché non accetterei mai il fatto di stare in cucina mentre la gente assaggia i miei piatti. Mi dispiacerebbe troppo, però non delegherei niente a nessuno se decidessi di mettere il mio nome in un ristorante, quindi non lo aprirò mai. Però spero di organizzare degli eventi in cui poter cucinare per poche persone e poi ci sediamo tutti al tavolo a mangiare questo piatto. Altro che quelle che organizzano eventi di facciamo la foto insieme e vi faccio l'autografo. Ma quale autografo? Ma mangiamoci un bel piatto di pasta. Sorpresa! Vi ho portato la seconda da parte di questo mukbang nello stesso mukbang, perché visto che ieri non ho finito il piattone di pasta che ci eravamo preparati, dopo tutta la preparazione ero troppo stanca e mi era passata la fame, allora ho pensato di finirlo oggi. L'ho scaldato, quindi adesso ce lo andremo a gustare insieme e ce lo finiremo tutto. Sì! Yeah. Oggi dovrebbe essere ancora più buono, perché si sa, il giorno dopo la roba è sempre migliore. Wow, beh, oggi ce lo gustiamo sicuramente di più. Ieri, dopo tutta quella preparazione, è stato abbastanza estenuante mettersi anche a mangiare. Da che ieri sembrava troppa, oggi ce la siamo messa nei piatti e abbiamo detto: ma è pochissima. Wow. Godurioso, ragazzi, godurioso a dire poco.
nelle storie di Instagram vi ho fatto una testa tanta per farvi capire quanto realmente ci fosse piaciuto il piatto. Oggi è ancora più cremoso di ieri. Finora questo è il re dei mukbang e il re dei miei piatti. Primo posto lui. Ora mi hanno chiesto di portare nel mukbang anche il piatto che portai a Masterchef. Bella idea. Anche quello era eccezionale. Mi ricordo che anche quello c'era voluto poco per farlo. Mamma mia. Mazza, però era buonissimo. Io quello me lo sono mangiato pure freddo. Ah, è vero, sì, dopo che l'avevo presentato, no? Wow. Beh, vi dirò, sembrava poco ma sazia. Confermo. È sempre lo stesso concetto, a prescindere di pesce ce n'è tantissimo. Quindi è come se stessimo mangiando un po' di pasta con un bel secondo. Oggi sto molto in silenzio perché teoricamente più il piatto è buono meno uno parla. No, mi sono sporcata. Comunque è Christian, perché ci avete fatto caso in ogni mukbang io non mi sono mai sporcata, è solo quando c'è Christian che mi dice che mi sbrodolo. Che sei sbrodolina. No, sei tu che me lo fai fare. Piatto super finito. Chiudo questa piccola parentesi aggiuntiva. Ve lo dovevo e lo dovevo a questo piatto eccezionale. Vi lascio alla chiusura del video che avevo registrato ieri. Per questo video è tutto. Se vi è piaciuto lasciate un bel like e iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi video. E soprattutto ci sono molti di voi che su Instagram e nei commenti di YouTube mi stanno dicendo che non vi arrivano le notifiche nonostante abbiate attivato la campanella. Il problema è che sono andata a controllare e se voi cliccate solo sulla campanella YouTube vi dà tre opzioni. Cliccandoci e basta, l'opzione che vi dà in default è personalizzate, quindi vi arrivano notifiche personalizzate che però non scegliete voi, decide random YouTube. Voi dovete cliccare su quello sopra, ovvero tutte, in modo tale che ogni volta che la persona di cui avete voluto attivare la campanella pubblica qualcosa, a voi arriverà la notifica in automatico. Ci tenevo a dirlo perché mi stanno arrivando molte segnalazioni proprio in questi giorni. Io come sempre vi mando un bacione e noi ci vediamo mercoledì con un nuovo video. Ciao!